Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come Maria De Filippi. Nell'ultima puntata di Uomini e Donne si è infuriata con una dama e non è riuscita a trattenere la sua rabbia. Come mai la regina di Canale 5 è esplosa in studio? Vediamo insieme i particolari e cosa è successo di così eclatante. Non era mai successo in tanti anni di carriera nella televisione che la stimata Maria De Filippi perdesse il controllo. Mai la conduttrice aveva usato questi termini ed era esplosa contro i partecipanti di Uomini e Donne del Trono Over. Ma dopo le varie discussioni è dovuta intervenire in modo da mettere a tacere una dama del parterre. Una delle protagoniste molto discusse e criticate del Trono Over è Pinuccia Della Giovanna. La dama si è fatta conoscere dal pubblico proprio per il suo carattere irruento e forte. Non si lascia intimidire da nessuno, neanche dagli opinionisti che spesso le danno contro. E proprio nelle ultime ore Pinuccia ha dovuto fare i conti anche con Maria De Filippi. Sembra che la dama di Vigevano abbia avuto una forte discussione con il suo cavaliere Alessandro Ragusa. I due si stanno frequentando da alcuni mesi, ma a quanto pare Pinuccia è molto possessiva nei confronti del 92enne, che proprio questo pomeriggio si è lamentato del comportamento della dama. Lei è molto possessiva, mi opprime. A quel punto la dama che si trovava al centro dello studio ha dato del falso al cavaliere perché convinta che Ragusa l'abbia solo illusa. Infatti ha raccontato che nelle puntate precedenti di Uomini e Donne il cavaliere Alessandro durante un ballo le ha dichiarato il suo amore. Alessandro Ragusa, stanco delle accuse della dama di Vigevano, si è voluto difendere, e ha raccontato alla padrona di casa e a tutti i presenti in studio un episodio accaduto nella pausa estiva del dating show. Pare che Pinuccia, da quanto ha raccontato il cavaliere, avesse mandato il nipote a casa per parlare della loro relazione. E, stato a quel punto che la De Filippi ha esclamato, non gli vuoi bene se non lo lasci libero, e ha cercato di dirle in tutti i modi che probabilmente Alessandro la vede solo come un'amica. La dama non contenta ha continuato dicendo al cavaliere, faccio la ragazzina gelosa, perché ti voglio bene, e subito dopo Maria esausta ha esclamato, e stici asterisco asterisco i. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.